Siamo lodati Gesù e Maria. Abbiamo ascoltato nella prima lettura il ritorno della pioggia, quindi la fine della siccità e della carestia, concessa dal Signore per la supplica del profeta Elia, per la parola di Elia. Il Signore aveva mandato, chiamiamolo, questo flagello al suo popolo infedele. Poi abbiamo visto nei giorni scorsi la disputa di Israele e di Elia contro i 400 profeti di Baal, e il ritorno adesso, quindi come gesto di misericordia, della pioggia e quindi della prosperità, la fine della siccità. Ricorderemo, nei giorni scorsi abbiamo anche letto, nei saluti giorni, il miracolo della vedova di Sarepta, a cui Elia chiese di cuocere l'ultima focaccia con il pane rimasto, ed ella mangiò e beve durante tutta la carestia. Il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, entriamo nel vivo nel discorso della montagna, bisogna sempre prenderlo con molta serietà, perché chi parla è Gesù. Alla fine del Vangelo è detto parola del Signore. Quindi, come diceva San Francesco, quando Gesù parla, questo va preso alla lettera sine glossa, diceva, alla lettera sine glossa, senza fare troppi giri. Nonostante che si tratti di un Vangelo molto impegnativo, perché se lo prendiamo sul serio, sicuramente qualche cosa dentro ci si muove. La premessa di Gesù è: attenzione che la vostra giustizia deve superare quella degli scribi e dei farisei, se no nel regno dei cieli non c'entrate. Qui parla di discepoli, ecco perché il Papa parla sempre degli scribi e dei farisei, non si rivolge a quelli lontani da Dio e lontani, si rivolge a noi, perché scribi e farisei sono quelli che stanno vicini al Signore o che si illudono di essere tali. Gli scribi e farisei c'erano un'osservanza, come dire, superficiale ed esteriore, quindi più buoni della legge di Dio, cioè ho fatto il compitino, ho fatto quello che Dio vuole, quindi io sto a posto. Erano fissati col sabato, con tutte le cose da fare il sabato, io giuro, potremmo dire fissato domenica, io ci vado, d'accordo, poi pago pure le decine, a quei tempi erano le cose obbligatorie, oggi potremmo dire durante la messa domenica metto pure l'offerta dentro il cassetto, d'accordo, digiuno due volte alla settimana, dicevano i farisei, perché erano quello oggi, non lo so quanti lo fanno, però dico, però quando si va al cuore, e qui Gesù va al cuore dell'amore del prossimo, come stiamo messi, punto interrogativo, ecco, non uccidere, voi sapete che molta gente dice, ah, io che ho fatto? Non ho mai ammazzato, ma nessuno l'ha mai rubato. Certo, non ho ammazzato nessuno con una recuperata, con una coltellata, non l'ha buttato dalla finestra, insomma questo. Io come lo dicono così, dico sempre, ma questo non è semplicemente un peccato, questo è anche un reato, d'accordo? Perché se la memoria non mi inganna, il codice penale dice che per omicidio volontario si viene condannati ad una reclusione non inferiore a 26 anni, quindi da 26 anni in su le galera, quindi insomma è una cosa grossa ammazzare, no? Però per esempio già oggi i farisei novelli approvano negli stati le leggi sull'aborto. Ma l'aborto è un omicidio aggravato, se vogliamo andare, perché è fatto contro una persona innocente, non si può difendere da parte dell'unica creatura al mondo che dovrebbe amare e tutelarla. E oggi non solo che non è reato, ecco, e molti pensano anche che non sia peccato, ma ahimè, ecco, nonostante che ci sia ancora la scomunica, anche se il Papa ha concesso di rimetterla ad ogni sacerdote, dando tutti la volontà della soluzione, ma viene fatto a spese dello Stato. Questi sono giorni tristi, giusto, perché paghiamo tutti le tasse, pure i preti, d'accordo? E con l'istruzione delle nostre tasse viene pagato anche l'apporto di Stato, perché il servizio nazionale è gratuito, quindi questa è una piccola parentesi un po' polemica, però a volte doverosa, sui novelli farisei, no? Quindi io non ammazzo nessuno, chiusa parentesi, adesso veniamo a noi, l'amore del prossimo, fratello, Gesù dice guarda che se ti arrabbi con tuo fratello, chi si adira, sarai sottoposto a giudizio. È peccato, significa arrabbiarsi con il proprio fratello, solo arrabbiarsi. Per questo che noi, i figli di Dio, non saremo mai né col prossimo e nemmeno con se stessi. Stanno tranquilli. Poi Gesù dice, attenzione, se poi tuo fratello gli dici stupido, quindi un'offesa media, è più grave. Perché non sarai sottoposto al giudizio, giudizio, ma sarai sottoposto al sinedrio. Se poi gli dici pazzo, sarai sottoposto al fuoco della gente. Sapete che significa? Dette due parole, che quello è il fuoco della gente. Andrai all'inferno. Sono cose, cioè, esagerate. Se dico pazzo a mio fratello, vado all'inferno. C'è scritto così nel Vangelo.
Cioè, un'offesa grave contro il prossimo è peccato mortale, non è peccato veniale. Io dico sempre ai ragazzi di circoncisione: non è peccato dire le parolacce, che peccato è? Dicono: qua, prendiamo il Vangelo. Aspetta, Vangelo. Gesù dice che se gli dici pazzo a tuo fratello è peccato mortale, e se gli dici vaffa sarà peccato veniale. Tu che saresti più contento perché ti dicono pazzo o che ti dicono vaffa? Scusate se va fa bene chiaramente, quindi niente di più. Che pensi? O ti dicono una volgarità, d'accordo? O ti dicono una volgarità offensiva? Cosa è più grave? Quindi, se io mando a quel paese qualcuno, che devo fare? Faccio l'omino tranquillamente la domenica successiva, non so niente, già bene, scappato, ce l'ho mandato, buonanotte. Gesù dice di no. Se questo è italiano, Gesù dice di no. Che gli dice, pazzo sarà sottoposto al fuoco della gente. Io, finita la lettura, ho detto, parola del Signore, non vaneggiamento di Don Leonardo, d'accordo? O esagerazione di Don Leonardo. Ho detto, parola del Signore. Poi continua. Perché non scambiamo la pace prima di fare la comunione? Voi sapete che nel rito ambrosiano la pace la scambiano prima dell'offertorio, cioè prima che io vada all'altare a presentare i doni. Nel rito ambrosiano c'è uno scambio di pace, lo sapete perché? Perché applicano la lettera a quello che Gesù ha detto nel Vangelo. Gesù non ha detto prima di fare la comunione devi stare in pace con tutti, ma ha detto se presenti la tua offerta all'altare, voi sapete che sono io che presento il pane e il vino, no? Ma nel pane e il vino ci sono le offerte che continuano. Cosa dico quando faccio l'offertorio? Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane frutto della terra e del nostro lavoro, del lavoro dell'uomo, cioè quel pane che poi diventa il corpo di Cristo, c'è la nostra vita che noi offriamo al Signore, c'è il nostro lavoro, ci sono tutte quante le cose buone che facciamo. Il sacerdote in quel momento rappresenta tutti, lo fa a nome di tutti. Allora, se tu presenti l'offerta all'altare, attenzione a quello che dice, e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, attenzione, non che tu ce l'hai con lui, perché se tu ce l'hai con lui non ci devi venire proprio davanti al Signore, cioè che uno debba perdonare, Gesù neanche te lo dice, ma se qualcuno ce l'ha con te devi andare a fare pace. Perché? Perché forse non devi perdonare, ma forse dovrai chiedere perdono. E se comunque stai in discomunione, questa cosa deve essere sanata, deve essere avvertita con un problema. Gesù dice, se ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro te, lascia il tuo dono davanti all'altare, vai prima a riconciliarti e poi torna a offrire il tuo. Queste cose bisogna prendere sul serio. Io capisco che ci sono situazioni a volte di nitti. San Paolo nelle sue lettere dice, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Supponiamo che una me l'ha fatta grossa e io lo perdono, però quello mi odia, quindi non mi vuole proprio vedere, quindi lo posso stare perdonando quanto mi pare, quello comunque mi odia, non ce lo so niente. Oppure supponiamo che qualcuno ce l'ha con me, non ne parlo, io vado da lui e dico, fratello mio, che è successo? Facciamo pace, se ti ho fatto qualcosa ti chiedo scusa. No, non ti voglio vedere più manco scritto al muro. È chiaro che non ci possiamo fare niente, però quello che ci vuole dire il Signore è che per quanto lui sta in pace con tutti, tu non ce la devi avere con nessuno e nessuno di quelli che ce l'hanno con te possono avercela con te senza che tu abbia fatto un gesto di riconciliazione. Allora sì, puoi stare sia davanti all'offertorio che farlo con lui, se no no. Non sono esagerazioni, capite? Quindi i peccati mortali non sono soltanto gli atti impuri. Poi parlare anche di questo, vediamo nei prossimi giorni, anche se oggi ci credono più manco sugli atti impuri, i peccati mortali, ma sono anche i peccati contro i prossimi. E poi Gesù conclude, vedete, con l'essere pacifici. Quando io ce l'ho qualcuno, che faccio? Comincio a fare, mo te faccio causa, mo te faccio vedere io, ti dice così, no, mo te faccio colpe, mo te la faccio pagare. Quello c'è ragione, con colpi di carta bollata, c'è la roba di mezzo, insomma, con gli avvocati, con alcune questioni, no? Gesù non dice di fare così, dice, mettiti presto d'accordo con il tuo avversario, cerca di fare pace. Sapete che c'è un istituto, questa è la mia, no? Il diritto privato, che si chiama la transazione. La transazione significa che tu c'hai una lite con qualcuno, d'accordo? Che facciamo? 10 anni di causa e di odio, devi dare una, oppure ci mettiamo d'accordo. Rinuncio io a un po' delle cose mie, tu a un po' di cose tue, gli avvocati firmano una carta e la facciamo finire. Se campo meglio se uno sta senza queste cose,
Gesù consiglia di fare questo, dice mettiti d'accordo, perché se tu ti infogni e ti metti a fare la guerra, c'è pure il pericolo che poi stiamo pure a finire male. Dice mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu vai a cacciare in prigione. Perché se succede questo, se a causa della tua testardaggine, litigiosità, ti trovi nei guai, dice nostro, io te ce lascio, dice nostro, non ti tiro fuori, non uscirai di lì fino a quando non avrai pagato fino all'ultimo spiccio. Quindi capite il nostro stile, ho fatto recentemente un'omelia alla fine del mese di maggio, a casa di Maria, che sta lì, sono Madonna Regina della Pace, che si chiamava, noi siamo costruttori di pace, veramente, anche nelle cose comuni. Quindi quando abbiamo l'alternativa di fare qualche guerra o di fare la pace, si fa sempre una pace. Perché purtroppo in alcune circostanze, sapete, la guerra la dobbiamo subire, ce la fanno o è in qualche modo inevitabile, ma noi dobbiamo sempre prenderla come una cosa brutta. Cioè, noi non siamo, capite? I cristiani non campano così. Capite? La testimonianza che dobbiamo, lo stile che dobbiamo portare, il voto che dobbiamo portare è il voto di Gesù e di Maria. Gesù e Maria erano pacifici, proprio la pace incarnata. E questo è uno stile che segna la nostra relazione con il prossimo. E tutti dobbiamo lavorarci sopra e dobbiamo tutti quanti convertirci. Qui nessuno fa il maestro a nessuno. Io sto ripetendo le parole che Gesù ha detto nel Vangelo. Gesù è l'unico maestro, non è Don Leonardo il maestro. Quindi Don Leonardo e tutte quante le persone che ascoltano queste cose, accogliendo questa parola, faranno il possibile per farla propria e per fare quello che Gesù vuole. Chiediamo a Maria Santissima, la Regina della Pace, che ci aiuti ad avere questi rapporti sempre santi, pacifici e benedetti con il nostro prossimo. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.